Il 2011 è stato un anno un po' particolare per tutto il settore dell'automotive, dove i volumi di vendita sono ritornati a livelli del 1995. Come ha vissuto Jaguar Land Rover questo 2011? Ne parliamo con Lidia Dainelli, responsabile PR di Jaguar e Land Rover. Come è andato questo 2011? Ma io confermo che è stato un anno particolare, un anno abbastanza poco felice, diciamo, per il mondo dell'auto in genere. Naturalmente marchi come Jaguar e Land Rover sono decisamente marchi di nicchia, quindi influiscono parzialmente nell'evoluzione e, diciamo, nei problemi di un mercato veramente sofferente. Devo dire che per quanto riguarda i due marchi, senz'altro è stato un ottimo anno. Partendo dal marchio Land Rover, diciamo che a metà settembre è iniziato la commercializzazione, una vettura che era molto attesa dal pubblico italiano, che è la Range Rover Evoque, nella sua versione 3-5 porte, una vettura che ha senz'altro effettuato il sold out, cioè una macchina che è già tutta venduta in quella che è la produzione diciamo dedicata all'Italia, una vettura dove c'è tanta attesa, una vettura attesa perché è completamente nuova per il marchio Land Rover, con questa capacità di essere una macchina al 100% Land Rover, quindi con tutte le capacità, la versatilità del marchio, ma allo stesso tempo anche un carattere urbano, trendy, perché è una macchina, diciamo, che nella versione tre porte appunto è quasi un unicum nel panorama appunto delle sue italiane. Al Motor Show siamo presenti appunto con Evoque, siamo presenti con la gamma rinnovata di tutta Land Rover, quindi con nuovi motori e anche soprattutto con un cambio automarce sulla Discovery e la Range Rover Sport. Poi devo dire che un po' la star del salone è una concept car che un po' getta le basi su quella che è la visione futura di una macchina storica, la macchina che ha fondato il marchio Land Rover, che è proprio la Defender. E quindi, diciamo, da questo punto di vista, per quanto riguarda Land Rover, è un momento decisamente positivo. Passando a Jaguar, devo dire che c'è stato anche per quanto riguarda il marchio Jaguar un rinnovamento abbastanza significativo del marchio, avendo lanciato la XF con un nuovo aspetto estetico decisamente molto impattante e molto apprezzato dal pubblico. Lo vediamo dai numeri delle vetture che sono appunto in richiesta adesso presso le concessionarie, un nuovo motore, un 2.2 decisamente molto interessante, perché mantenendo quello che è totalmente l'aspetto elegante, il comfort di una vettura come può essere la Jaguar XF, c'è questa motorizzazione che la rende appetibile per senz'altro un pubblico più ampio e soprattutto per il mondo delle grandi flotte. Qui siamo presenti non con un padiglione per quanto riguarda Jaguar, ma con una macchina che è un po' il simbolo del mondo Jaguar, è la XKRS convertibile, che è stata presentata, questa è una premiere europea perché è stata presentata al salone di Los Angeles, e quindi qui è la prima apparizione che fa in Europa, una macchina a 550 cavalli con un'estetica e una performance veramente invidiabili, e la possiamo trovare qui a Bologna, un padiglione insieme ad altre vetture quasi dream car nel padiglione Premium Luxury, in collaborazione con la rivista Monsieur. Quindi un 2012 pieno di cose positive? Ma devo dire le aspettative sono tante, perché comunque sono due marchi completamente in evoluzione. Devo dire che le previsioni che vengono fatte sono di un rinnovamento totale, un ampliamento della gamma, quindi senz'altro è un momento positivo e quindi di grandi aspettative. Capisco che lo scenario non è tra più felici, ripeto, noi abbiamo questa quasi aura felice data da questo fatto.
fatto di essere vetture decisamente di nicchia e diciamo molte volte questo tipo di vetture, sia per quanto riguarda Jaguar, Land Rover, non vende soltanto un mezzo di trasporto o di trasferimento, ma vende proprio uno stile di vita, quindi insomma molte volte questo è vincente, diciamo, naturalmente con dei numeri relativi appunto al fatto che sono vetture di nicchia. Bene, grazie mille e buon lavoro. Grazie. Grazie mille.